È un nobile stellare, quello presentato in anteprima alla stampa a Montepulciano, 5 stelle per l'annata 2020 e poi le novità delle new entry in commercio, il vino nobile di Montepulciano 2018 e le riserve 2017. È il risultato un po' dell'andamento, diciamo, anche climatico della stagione, che ha permesso, diciamo, la maturazione delle nostre uve in maniera ottimale, che poi naturalmente ha dato vita al prodotto che degusteremo dopo l'affinamento nel 2023. Noi speriamo davvero che con il ritorno del turismo, con la riapertura degli esercizi commerciali, questo settore del vino, che per la Toscana è importantissimo non solo in termini di PIL, ma in termini di qualità, di nome della Toscana nel mondo, ma anche in termini di occupazione, possa riprendere e possa ripartire a pieno ritmo. Mi pare le condizioni ci siano. Io, girando queste anteprime, ho visto grande entusiasmo, ho visto anche una produzione quest'anno di grande valore e quindi penso che tutte le condizioni e gli elementi per ripartire bene e tornare ad essere, diciamo, tra le prime regioni nel mondo per la produzione vitivinicola, credo che ci siano tutti i mezzi, gli strumenti e le condizioni per esserlo. Se i fatturati medi della denominazione complice la pandemia sono scesi, al Consorzio Nobile spiegano che al contrario sono cresciuti gli investimenti sotto vari aspetti anche per la promozione. L'export ha fatto registrare un meno 16,35%, il dato più importante però è quello legato all'enoturismo, qui un meno 51,4%, anche in questo caso complice il lockdown. Adesso però il Nobile riparte con fiducia, stando ai dati dei primissimi mesi del 2021. Abbiamo visto il risultato, abbiamo aggregato i risultati dei primi 4 mesi del 2021 e devo dire che siamo rimasti tutti eccezionalmente sorpresi, più 45% di fascette distribuite ai nostri produttori. Significa che la denominazione è assolutamente viva, pronta a rilanciare, una denominazione che ha investito in questo anno anche in nuova progettualità. Vogliamo riportare l'attenzione intorno a Montepulciano, intorno al territorio, intorno al vino nobile di Montepulciano. Alla fine vino nobile non è solo un vino, nella bottiglia noi, diciamo sempre, troviamo il territorio, troviamo lo stare insieme di una comunità, è un po' un sistema che dietro al vino nobile, diciamo, è cresciuto. Ecco, quindi un 2021 che perlomeno in questi 4 mesi è assolutamente, diciamo, da considerare un 2021 positivo. Ma come hanno risposto le aziende del vino nobile alla pandemia? Il 35% ha potenziato il delivery, il 70% ha investito in marketing online, il 65% ha realizzato degustazioni a distanza, il 70% delle aziende poi ha potenziato i canali social, il 60% ha potenziato invece l'e-commerce aziendale. Larga attenzione poi all'enoturismo, proprio pensando alla ripartenza post-Covid. Il 70% delle imprese nell'anno della pandemia ha cominciato il potenziamento, tra 9 sale di degustazione e offerta agrituristica. Noi abbiamo voluto fortemente nel corso del 2020 e rinnovato nel corso del 2021 come amministrazione comunale siglare un accordo proprio con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per andare a comunicare la nostra destinazione turistica a Montepulciano insieme al prodotto tipico di eccellenza rappresentato dal Vino Nobile di Montepulciano, perché sono due settori, sicuramente agricoltura e turismo, che non viaggiano più in linee parallele ma si intersecano. Sono sicuramente due settori per l'economia di Montepulciano fondamentali e che fanno poi anche da traino nei confronti di tutti gli altri settori, come sicuramente il commercio, che oggi è stato anche protagonista con la premiazione delle belle vetrine. Anche questo è un bel segnale, perché rappresenta proprio una vicinanza di tutti i settori del mondo dell'economia proprio anche al suo prodotto tipico di eccellenza, che, ripeto, rappresenta al meglio quello che è il nostro territorio e quello che è il territorio di Montepulciano.